Signori, oggi giochiamo a Heaven and Hell e oggi avremo un ospite d'eccellenza, il grande Paolo, Grazie. che bonariamente ci spiegherà il gioco anche a me, fortunatamente, perché non ho idea di come funzioni, però penso sia piaciuto qua all'umanità. Oh, guarda chi c'è lì! Allora, prima di tutto, chi siamo in questo gioco? Siamo dei birrai praticamente, dobbiamo produrre della birra con l'aiuto dei monaci, coltivando i nostri campi con le varie risorse. Noi qua abbiamo ognuno nella nostra plancia personale il nostro campo dove mettere tutte le risorse per fare la birra e poi fare punti a fine partita. Questo campo è diviso in due, c'è una parte al sole e una parte all'ombra. Ogni tessera che noi prenderemo dal tabellone e la posizioneremo sulla nostra plancia, se la mettiamo all'ombra costerà quello che c'è scritto nella tessera. Quindi se in questo caso io metto questa tessera con numero 4, pagherò 4 monete. Se invece la metto al sole, pagherò il doppio. E questa tessera qua, messa nel lato dell'ombra, quando io l'attiverò, mi darà 4 monete. Questa tessera qua, messa dal lato del sole, pagata il doppio, mi serve per mandare avanti questi vari lotti qui che daranno punti a fine partita, quindi questo andrà avanti di 4 spazi. Oltre alle tessere normali ci sono anche i monaci e man mano andranno messi nel gioco assieme alla tessera che ho messo prima, ad esempio, per fare così. Quando lui attiverò questo monaco, ad esempio, con questa figura qua, in corrispondenza dello stesso colore e della stessa faccia, lui automaticamente attiverà queste due tessere, in cui una mi darà 4 monete e l'altra manderà avanti il barilotto verde di 5 spazi. Tu non puoi fare un'azione che non sia legale, nel senso che se uno è già passato e ha già preso le tessere, questo mino non può andare qua perché non c'è niente da fare. Oltre alle tessere normali e ai monaci ci sono due spazi vuoti marroni, che indicano tutti questi obiettivi qua che si possono fare durante il gioco. Quindi se tu vai lì e non hai fatto l'obiettivo, l'azione non è legale. Deve essere legale nel senso che devi già aver fatto prima l'obiettivo, tipo questo qua ad esempio, vuol dire che un barilotto deve essere arrivato sul 20, io mi piazzo là e prendo questo perché ho fatto l'obiettivo. Ma Ok. scusa, ma il movimento delle pedine? Tu quando vai avanti in questo gioco, se decidi di andare qua, non puoi più tornare indietro. Quindi o fai un passo alla volta e vai più piano, o se decidi che ti interessa quella tessera là, una volta che sei arrivato laggiù non puoi più tornare indietro. Ah, posso muovermi in un qualsiasi numero di In spazi in qualsiasi numero di avanti. spazi. Il problema è che quando tu, uno di questi omini, è arrivato qui, ha fatto tutto il giro, deve aspettare che arrivano tutti gli altri. Altra cosa da dire è il posizionamento della partenza. Come funziona? C'è solo il primo posto. Il secondo, il terzo e il quarto posto non ci sono. Vuol dire che durante la partita il primo che ha fatto tutto il giro e che arriva qua può scegliere uno di questi bonus. Praticamente sono due monete, mandi avanti il mastro birraio, che è questo qua, piccolino, lo mandi avanti di uno. Oppure l'altro bonus, questo qui, che indica i vari lotti che vanno avanti di due, tu puoi scegliere uno di questi vari lotti qua e mandarlo avanti di due spazi. Facciamo finta che tutti e tre stanno arrivando, uno qua, l'altro qua, l'altro qua. Il primo che arriva sceglie un bonus, ad esempio due monete. L'altro che arriva sceglie questo bonus qua, ad esempio, e manda avanti il mastro birraio di uno. L'ultimo che arriva non può scegliere un bonus, è obbligato a piazzarsi al primo posto. E poi partendo dal primo giocatore, gli altri andranno in senso orario dopo giallo. Quindi se è giallo lui ed è il primo giocatore, tutti gli altri che sono arrivati in senso orario dopo il primo giocatore saranno secondo, terzo e quarto. A fine partita, quando finisce la partita, chi si piazzerà qua non sarà più per essere il primo giocatore perché la partita è finita, ma ti darà un punto in più a fine partita. Ok, allora spieghiamo che cosa sono tutti questi qua viola che abbiamo ancora saltato durante il gioco. Facciamo l'esempio, ad esempio, del primo che è questo qua. Vedi che c'è una X colorata. X Ok, lo stesso colorata. simbolo ce l'hai qui nella tua plancia. Se tu prendi questo dischetto e decidi di fare questa azione e quindi tappi questa azione qua, vuol dire che tu scegli un numero. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Che io abbia diverse tessere messe così. Ok? Facciamo un caso. Ok. Quando io decido di prendere questo dischetto e lo piazzo qua, scelgo il numero 3, ad esempio, perché ce n'ho due.
vuol dire che prenderò 3 monete perché questa è all'ombra, e questo invece, dato che è del colore blu ed è un numero 3, vuol dire che vale 8 blu, andrà avanti di 3 spazi. Quindi si attivano tutte le tessere Si con quel attivano tutte numero. le tessere con quel numero, Ah, indipendentemente dal yeah. colore. A seconda se sono all'ombra ti daranno soldi, se sono al sole, rispetto al colore, tu manderai avanti il colore corrispettivo del barilotto con il numero stampato sulla tessera. Quando tu arriverai qua, invece, vedi che ci sono tutti i simboli dei monaci. Sì. Se io praticamente prendo questo disco, in questo caso ho questo monaco qua, è quello che ti dicevo prima, se io tappo questo monaco qui che corrisponde a questo, vuol dire che attivo lui con tutte le tessere che ci sono intorno. In questo caso vedi che ce ne sono già 3, questa no perché è troppo lontana, però lui attiva queste due e faccio 4 e 3, 7 monete. E attiva anche questa, vuol dire che il verde Anzi va di avanti 5. di 5 spazi. Per fare un esempio, sono due monaci uguali, io le attivo tutte e due. Quindi vuol dire che questo monaco qua attiverà queste 3 tessere ed è quello che abbiamo fatto fino adesso. Lui attiva di nuovo queste due, quindi sono 7 monete per lui e altre 7 monete per l'altro. Se un monaco attiva l'altro monaco e i monaci sono diversi, in questo caso io ho attivato lui che attiva l'altro monaco, quando un monaco attiva l'altro monaco il birraio va avanti di una. Vedi che ci sono tanti riquadri da due, quando tu fai una coppietta che li tappi tutti e due, hai la possibilità, una di queste 5 carte che tu hai, di piazzarla lì e di attivarla. In questo gioco qua ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 recinti. Lo scopo del gioco è chiudere i recinti. Quando hai chiuso un recinto devi contare tutto il totale che c'è intorno. Quindi sono 3, 6 più 4, 10 e 5. Hai fatto 15. Qua c'è un riassunto che ti indica, a seconda del numero che tu hai fatto chiudendo il recinto, devi prendere una tessera e il birraio va avanti di quello che la tessera che tu prendi. In questo caso noi abbiamo fatto 15, ci vuole una tessera con il numero 2 e il birraio va avanti di 1. Qua abbiamo fatto 15, prendiamo una tessera da 2, tipo questa, così, e la mettiamo nel recinto. Ci sono delle frecce, vuol dire che tu puoi attivare due tessere opposte. In questo caso noi attiveremo ad esempio i due monaci. Perché? Perché ovviamente questo monaco qua mi attiverà queste due qua, prenderò 3 monete di qua e il verde andrà avanti di 5, attiverò l'altro monaco sotto e prenderò altre 4 monete per un totale di 7 monete e il blu andrà avanti di 1, 2, andrà avanti di 3. Oltretutto tu durante la partita hai queste carte qua, parti con 25 monete. E hai queste carte qua che dietro hanno indicato un 3. Sono Ducati questi. Sì, se tu nell'arco della partita fai finta che hai già speso tutti questi soldi, sei senza soldi, puoi dare via una di queste carte, due, tre o tutte le carte per avere 3 monete. Questa, se tu riesci a fare tanti di quegli obiettivi là, ti dà un punto in più per ogni barile che tu prenderai durante il gioco. Questa, abbiamo detto prima, manda avanti il birraio di 5 passi. Questa vuol dire che tu conti il numero di palline viola che tu hai messo nella tua plancia, 1, 2, 3 e 4, come indicato qua, e mandi avanti uno dei tuoi barilotti, di solito l'ultimo più in fondo, 1, 2, 3, di 4 punti. Questa invece vuol dire che tu scegli una delle tessere colorate e conti il numero di tessere. 3 tessere blu, sceglierò ad esempio il blu, quindi sono 1, 2, 3 tessere blu, la quantità di tessere, non il numero stampato, e vuol dire che sceglierò uno di questi barilotti, sempre l'ultimo in fondo ad esempio, lo mando avanti di 3 passi, perché sono 3 tessere, 1, 2 e 3. Questo ad esempio vuol dire che il barilotto, uno di questi barilotti, deve essere arrivato sul 20. Altra cosa, quando questo barilotto qua lo mandi avanti oltre il 20, tutte le volte che lo mandi avanti prendi una moneta. Questa tessera qua deve avere 4 recinti diversi, nel senso uno per tipo. Un recinto da 4, uno da 3, uno da 2, uno da 1. Oppure questo invece vuol dire che tu devi avere 3 recinti uguali. Il primo che arriva prende il barile più grande che a fine partita darà 4 punti. Il secondo che arriva prende il barilotto più piccolo che a fine partita darà 2 punti. Questo qua, ad esempio, vuol dire che tu devi aver tappato tutti i monaci che sono nella tua plancia. Vedi, ci sono 4 monaci. Quando sei riuscito a tapparli tutti quanti, hai fatto quell'obiettivo. Questo obiettivo qua, vedi che ci sono tutti i barilotti sotto con un'ombra, hanno un'ombra nera, devono essere arrivati almeno a A 1. numero 1, È sì. molto mastro birraio.
Morto, basta. Yeah. Può succedere. Se tu riesci a portare il master beeraio almeno sull'1, che è ombreggiato e c'è questa cosa marrone, hai fatto l'obiettivo. Questi sono 15. 15 dal lato scuro. E 15 dal chiaro, sì. E 15 dal lato chiaro. Sì, quelli sono tutti quanti. Questo, ad esempio, è una cosa che non abbiamo ancora spiegato, che vuol dire che tu hai tappato tutti i colori. Tutti i colori? Tutti i colori è questa. Questi sono questi? Sì, questa azione qua, vedi qua. Se tu prendi questa tessera qua e la piazzi, decidi di piazzarla qua su uno di questi, devi piazzarla o qua, o qua, o qua, o qua. Sono 5 colori. Attivi tutti quelli di quel colore. Se tu hai tappato tutti e 5 questi qua di questo colore, di tutti e 5 i colori, hai fatto quell'obiettivo là. Fai un esempio di l'ultima cosa è l'esempio punteggio di finale. Di punteggio finale. Magari saperlo prima. Ok. Noi siamo qua, questo due master beeraio qua indica sia i punti che il rapporto. Quindi vuol dire che il barilotto che è più avanti andrà indietro di 3 passi, 1, 2 e 3. E il barilotto che è più indietro andrà avanti di un passo. Poi di nuovo, il barilotto che è più avanti, 1, 2, 3, va indietro di 3 passi. Quello che è più indietro va avanti di 1. Questo di nuovo, 1, 2 e 3. Questo di 1. 1, 2 e 3. E questo di 1. Tu quando sei riuscito ad accorpare alla fine, dopo aver fatto tutta questa sottrazione, i vari lotti che siano almeno messi così, su due righe sicuramente, il punteggio tuo che devi calcolare è l'ultimo barilotto in fondo, in questo caso 4, moltiplicato per dove è master beeraio, per 3. Tu avevi fatto 3 per 4, 12 punti a fine partita. Dovunque sia master beeraio, sotto l'1 ce l'ho 0, qualunque cosa per 3 moltiplicherai per 0 e tu avrai perso la partita. Ah, perché? Ah, puoi fare un bel 0 punti. Bello, ok. E diciamo che inizi con 25 monete, sì, ma andranno via come il pane. Quindi... Certo, ma tu riuscirai a prendere altre monete, sì, durante la partita, quando attiverai le tessere all'ombra. Ok, quindi devi in qualche modo bilanciare. Devi bilanciare sia i soldi e gli che avanzamenti. Andare avanti i barilotti. Devi stare attento a non lasciare nessun barilotto indietro. Perché casomai uno dovesse rimanerti sotto l'uno e sia 0, ovunque sia birraio, moltiplicherà sempre per 0. Ma il primo giocatore è chi ha calato più birra oggi? Sì, sei d'accordo, Paolo? Mi sa che lui sì. Io sono d'accordo. Non è d'accordo, ma perché lui è stemmio. Per quello che non è d'accordo. Ma io lo bevo lo stesso, cioè lo gioco lo stesso. Sei d'accordo? Sei d'accordo che lo gioco lo stesso. Anche se siamo stegni, lo giochiamo lo stesso. Va bene. Ok, va bene. E vai così. Sì, stabiliamo chi è più il primo giocatore, vai. Dai. Vediamo. Il culo dei dadi. 5. Tira, dai. Alla grandissima. Parità. Siamo io e te allora, dai. 6. 5. Oh, vabbè, sei d'accordo che sono più abbiamo capito che sei. Abbiamo capito. Che sei forte. Io non sono d'accordo. Allora lì mi metto qua. Tu che sei il secondo giocatore, decidi uno dei bonus. Decido uno dei bonus. Uno di questi bonus qua. Chi sono io? Il giallo? Sei rosso, giallo è lui. Porca miseria, il giallo. Direi che andrò per le due monete. Perché, per vedo, due che, monete. Perché vedo che le monetine qua, okay, saranno carenti. No, io vado per. Lui va sul barilotto. Vedi? Faccio già avanzare il giallo. L'ultimo barilotto in fondo, quello giallo, lo avanza già di 2. Perché lui ha già scoperto i misteri segreti del gioco, va bene. Sei d'accordo, Paolo? Quasi. Scusa, anche quasi. Tu però. Cioè, non è che mi devo aspettare qua fino a domani, eh. Aspettiamo fino a domani? Sì. Vediamo. Aspettiamo. Vediamo il primo turno. Vado subito di Monaco. Hai visto? Che due no, è semplice. Mettiamo all'ombra e pago 4 monete. Appunto. Ah, siete tutti d'accordo? Così diretto? Senza ma? Vabbè, no, dai. Tocca a te, vai. Tocca a te. A te l'onore. A te. Porca miseria. Allora, vedo che l'acquetta qua è molto bassa. Bravo. Anche il grano è molto basso. Appunto, già. L'acquetta molto bassa. Quindi andrò a prendermi l'acquetta da mettere nel... Dove la metti? Nel chiaro. Cioè, la metti nel chiaro e paghi il doppio. Pago il doppio, sì. Quindi paghi 6 monete. Pago 6 monete e tieni, qua c'ho la mia... Sei già povero. Sono già povero. Io invece mi tengo basso, ecco, e pago 2 monetine e mi metto anch'io qua. È una tessera da 1 messa al sole e quindi paghi 2 monete, giusto? Certo. Okay. Ad esempio potrei fare così. Prendo questa tessera qua da 3 e la metto al sole e pago 6. E sto cominciando a diventare sempre più povero.
Quindi sì, ci si impoverisce a velocità della rete. Cristo, a velocità della luce. Tu sei sempre grosso. Allora mi chiappo questo 4. Bravo. Dove la metti? Lo metto nel buio qua. Nell'ombra. Perché quindi paghi, cerco di attorniare sto qua. Paghi solo 4. Pago solo 4. Ok. Ok. E continui a diventare sempre più povero. Eh sì, e ci si impoverisce sempre di più. Dove 5. Fai un bel saltone. Okay. Dai. Dove la metti? La metto qua. All'ombra. Ovviamente all'ombra. 5. E vado di Monaco. Subito il Monaco. Questo bel Monaco qua mi costa 3. E però lo metto all'ombra. Non vai a sperperare tutto come faccio io. Bravo. Esatto. Allora. Impara a essere parsimonioso. Parsimonioso è già un bel problema. Bisognerebbe anche ottimizzare i numeri, sì, per riuscire ad attivare sta roba qua. Quell'uno però non è... costa poco. Bravo, provaci. Direi che okay, non ci sputo. Dove sopra. Dove lo metto? Dove lo metto? Oh, direi che... puoi mettere la sole, ti costa poco. Mi costa poco. Direi. Due monetine. Sì. Sì, sei ancora abbastanza ricco. Sì, abbastanza, fai ancora per poco. Ma io invece mi piace questo marrone qua, ecco. Quindi pago 5 e lo metto ancora qua. All'ombra. Tutti all'ombra. Ok. Prima voglio soldi, voglio monete io. Soldi. Voglio il potere. Cash money. Il potere in questo gioco. È impossibile, no. È un gioco di poveri. Io prendo questo, lo metto all'ombra e ma quello bianco cosa sarebbe? Tipo quello bianco riso. Sarebbe il barilotto. Questo è il luppolo, l'ho visto da qualche parte. Infatti, ok, pago 4 monete. Mi prendo i soldi. Questo qua sarebbe... che ti attiva tutti quelli del colore. Ad esempio, se tu lo prendi e lo metti su blu, attiveresti queste due. Quindi mandi avanti il barilotto di 4. Non ci sputo sopra sta cosa. Posso farlo. Vado al blu. Allora, tappi blu. Considera che una volta che tu l'hai fatto per tutta la partita. L'hai fatto per sempre. E vado avanti di 4. Bravo. Ok. 1, 2, 3, 4. 4. Già. Allora, sono già in crisi. Sei già dal paralisi. In combe. Sono già in crisi perché vedo che ho pochi soldi. E sono già povero. Però vado povero. Qua. Ecco. Mi faccio un bel 1 verde. Pago 2 monete e lo metto qua. Sì, va di parsimonia a sangue. Sì, lui è proprio sta centellinando il gioco. Certo. Praticamente. Ecco, infatti direi che mi piacciono i monaci a me. Sì, quindi io vado di Monaco. Tanto poi... devi finirli i soldi, no? Prima o poi li finirai i soldi, no? Prima o poi li finirò. Devi finirli, quando li finirai sarà peggio per te. Yeah. Se io questo Monaco quindi qua lo metto qua. Là c'è scritto che mi costava 2, lo mettendo la sole, e lo mi costa 4. Ok, e sta cominciando a diventare... E quindi stai per dare via il cuore. Il cuore è grande. Allora, dove lo metti? Lo mettiamo qui. All'ombra. Quindi paghi 3. Sto eseguendo la tecnica della cazzo di cane, perché... io potrei... in questo vedi in 3 come veloce, come si svuota subito il tabellone. Sì, infatti. In questo preciso momento... ecco, lui fa la grande volata. Faccio la grande volata, metto il Monaco qua. Monaco da 1, messo al sole, gli costa 2. Quindi me l'avete ciulati tutti questi monaci. E io sono immonacato. Allora, adesso io facciamo l'esempio che la cosa che non abbiamo ancora spiegato in questo gioco. Se io vado qua, vedi che c'è scritto A, B e C. Quindi vuol dire che posso scegliere una di queste azioni. O questa qua, che quindi mi dice che io posso scegliere un numero. O questa che posso scegliere un monaco. O questa che posso scegliere un colore. In questo caso a me interessa attivare questi due monaci che sono uguali. Quindi attiverò, la metterò qua su questo monaco qui e attiverò questi due monaci. Quando attivo questo vuol dire che questo qua, il marrone, va avanti di 3. 1, 2 e 3. Quando attivo questo mi attiva queste due tessere. Vuol dire che il marrone va avanti di nuovo di 3. 1, 2, 3. Questa tessera viene attivata due volte da questi due monaci. Prima così e poi così. Voilà. Questo monaco qua attiva anche qua. E quindi sto cominciando a diventare più ricco perché arriverò a prendere le monete. Un bel 4 monete! Vai Ario, allora io andrei sul 3. Vai sul 3? Dove lo metti? Lo metto qui. All'ombra, paghi 3 monete. 3 monete, 10, sì. Metti dovrebbe essere di 7. Ok. E vai. Ok. Tocca a me. Vai. No, paga su 2, va bene. Lo metto qua. Ah, non chiudere il centro. No, per adesso no. Poteva una mia strategia. Ok. Sta già ponderando qualcosa di malvagio.
Io faccio così, vado qua, prendo una tessera da uno, la metto al sole, pago 2 monete e chiudo il recinto. Cosa succede quando chiudi un recinto? Si contano tutte le tessere che hai messo intorno, in questo caso 4, più 3, 7, più 1, 8. Se tu guardi il rapporto qua, da 8 a 11, vuol dire che c'è un simbolo col mastro birraio di 3, vuol dire che il mastro birraio va avanti di 3, 1, 2 e 3, e prendi una tessera da 1. Quindi mettendola qua vuol dire che io attiverò una di queste tessere. Ovviamente attiverò una dei monaci, perché ogni monaco sì. mi permette di attivare 2 tessere che sono di fianco. Allora, in questo caso, ad esempio, mi interessa avere sia i soldi, quindi vuol dire che attiverò una di questi 2 monaci perché voglio avere 4 monete, a seconda del monaco che attivo, questo, il verde, va avanti di 1, oppure il marrone andrà avanti di 3. Facciamo finta che attivo questo monaco qua, quindi mi prendo 4 monete e il marrone va avanti di 3. No, allora sì, facciamolo prima possibile, okay, anche per tenere queste cose. Lì. Allora, sì. Quindi con il numero 3... Con il numero 3 vuol dire che il blu va avanti 3. Di 3. Ok, 3. 1, 2, 3. Ok, e questi 2 3, dato che sono sul lato dell'ombra, 3 più 3, ti danno 6 monete. Ehi, c'ho dei soldi! E cominci a diventare un po' più ricco di prima. E vai! Mettiamo le bandiere, tocca a me. Tocca a lui. Adesso decide dove mettersi. Io vado avanti di 2. Ecco, ha deciso di mettersi lì e mandare avanti il tabellone. Se io prendo questo qua e lo metto qua, c'è il simbolo del birraio. È uno dei pochi modi per mandare avanti il master birraio, perché è un po' difficile mandare avanti. E quindi va avanti di 1. Quindi io dovrei pensare per forza ad essere il primo giocatore. E non hai nessun bonus. Quindi non prendo un bene amato cazzo, però. Ora diventi number one. Però. Ora diventi number one. Sono il primo, dai. E si ricomincia un altro giro. Altro giro, altra corsa? Il primo monaco, un attimo, un monaco per volta. Yeah. E si ricomincia. Questa volta sei tu number one. E poi andiamo su. Sono io. Sono io. Però bisogna essere temerari. Vai, facci sognare. Boh, mi vado a prendere sto stronzone qui. Dove la metti? Se lo metti solo, se lo metti solo, lo sai che ti costa il doppio. Mi costa il doppio. Però chiuderesti le cinta. Cominceresti a fare un passo in questo gioco. Ok. Vado, faccio un investimento per il futuro. Bravo. Spero un Mabin. Paghi 8 perché l'hai messo al sole. Oh. Chiudi le cinta, conta. Quanto c'è in totale? Sono quanti 6, sei? 4, 10, 13, 14 hai fatto. Ah. 14 vuol dire che prendi una tessera da 2, il birraio avanti di 1. Il birraio avanza pochino. Ok, prendi una tessera da 2, la metti nel recinto, vai a attivare 2 tessere opposte. Decidi tu. Quindi io divento secondo. Quindi queste 2. Aspetta. Si attiva queste 2. Queste 2, quindi vuol dire che qua prendi 3 monete. Quindi 3 bombe. Aspetta. Con questo qua attivi queste 2, quindi vuol dire che questa e questa vengono attivate, prendi un totale di 6 monete. E avanza di nuovo il blu. E avanzi il blu con il... Sì, di nuovo di 3. Monaco di 3 passi. Ya. Yeah. Ok. 4. Ha deciso di mettere il sole. Qua. Il sole, e vai. Adesso bisogna andare di parsimonia però, C'è solo più 3 monete, guarda, Comincia a guardare come gioca, così vedi. Prendiamo questa qua, da 2. E la mettiamo ad esempio qua sotto, quindi pago solo 2 monete. Se io avanzo e prendo il monachino, la grande volata, prendo il monachino e lo metto nell'ombra e devi pagare 3 e vai, okay. E ciappa sti 3, vai. Ok, faccio sognare. Ma io intanto potrei fare il colore, quindi faccio il numero. Allora ho sbagliato. Se tu scegli 5 fai 10 monete. Quindi sì. Cosa devi fare? Sì, potrei anche fare così. Visto che è povero. 10 monete. Scegli il numero 5. Dai, e è soldi. Hai visto? Una tantum ci sta. Ok. Invece io vado qua e vado di monaco. Attivo questo monaco qua. E quindi mi dà 4 e 2, 6 monete. E vai. Se io vado qui. Sì. E le prendo tutte e 2. Ok, poi decidi dove metterla, solo all'ombra, dove vuoi? Vabbè, le metto... Tutte e 2 all'ombra? Tutte e 2 all'ombra. Tutte e 2 all'ombra, così, per essere parsimoniosi. Tocca a me, vero? Sì. La metto al sole. So già le mie mosse.
È uno stratega questo gioco. Grazie. Non riesce a stargli dietro. È veramente dura, guarda. E facciamo così, facciamo piccoli passi con il bimbo, perché avere a che fare con lui è ancora fondaio. Quindi la mettiamo qua, stiamo tranquilli e centelliniamo i soldi. Centelliniamo, giustamente. Adesso tu dovresti fare soldi, però. Se io attivo qua e attivo sto monaco. Sì, potresti attivare quel monaco lì. Vado qui, boom. O l'altro monaco. No, quello lì, ti dà più soldi. Questo come dei soldi? Attiva tutte le tessere che sono intorno al monaco, quindi vuol dire che prendi 5, 4, 9, 10, 13 monete. Allora sì, soldi, yeah! No, sei d'accordo? Già. Ecco, vai. È semplice. Vai, facci sognare. Allora. Tu hai 300, quindi quanto fai? Quanto? Faccio 13. Fa 13, quindi vuol dire che? Facci vedere. Faccio vedere, attivo questo no, e questo. Prima spiegaci il resto. Ah, ok. Allora, intanto mi serve la tesserina da mettere qua. Dato che ho fatto 13, il totale è da 12 a 17, quindi mando avanti il birraio di 1. Poggio la tesserina qui e attivo i due opposti. E attivo i due opposti, quindi attivo questa e questa, ovviamente. Ok, quindi quella qui, sotto. Qua mi dà 5 monete. 5 monete, ok. E attivando il monaco attivo tutto quello che c'è intorno, quindi faccio un punto di marrone, un punto di blu, due punti di bianco. Due passi, sì. E altre 5 monete. E di nuovo ricco come prima, cioè di nuovo 20 monete. Ah, di nuovo tutta sta spilzare grande. Ma com'è caduto? Perché... Neanche lei. È grande stratega. Madonna. Hai visto? Sei d'accordo? Non è che tanto è d'accordo, lui non lo so. Basta. Sempre così, adesso divento povero, ricco, tutto un gioco così. E sto un po' verendo. Vai che sei ricco. Sono ricco? Facci sognare. Sono ricco. Allora, diciamo che mi posso permettere un monaco. Un monaco da 2. Che vado a piazzare nel sole, quindi paghi 4. Yeah. Ok. Vicini così si fanno, si sbaciucchiano vicenda. Sì. E 4 monete. Dai, il grande stratega. Va lì, la tesserina. Dove la metti? Qua. La metto al sole, adesso è ricco. Visto che siamo sulla soglia della povertà, cominciamo a fare questo passo qua. La metto qua e attivo un colore, in questo caso attivo il bianco, tutti i bianchi che sono all'ombra, e quindi prendo 9 monete. Allora direi che vado qui. Ok, e scegli una delle tre azioni, o un numero, o un monaco, o un colore. E attivo il colore, tutto giallo, quindi attivo questi. Prendi 4, 7, 8 monete, giusto? Un po' di soldi. Ok, però adesso che hai preso le monete, ho completato il set, quindi scelgo una di questi. Questa siccome ho messo tutti questi gialli che mi danno soldi, ma in realtà non mi fanno avanzare il giallo, che è quello più in fondo. Bravo, appunto, quindi vuol dire che il giallo avresti dovuto mettere al sole. Conviene fare qual è quello per fare questo? Quello che ti conviene di più, ad esempio, in questo caso sarebbe questo. Per far avanzare il giallo. Questo qua vuol dire 1, 2, 3 e 4 dischi viola. Scegli il giallo che va avanti di 4 passi. Facciamo così perché lo vedo io. Bravo. Sì. 1, 2, 3 e 4. Sì. Ok. E poi ti rimangono ancora a disposizione tutti gli altri bonus che in qualche momento di povertà della partita, quando sei disperato, potresti avere 3 monete. Sì. A questo punto della partita direi che faccio una cosetta del genere. Vado qua, pago 1. E lo metto all'ombra. E lo piazzo qua. Allora, dovrei a questo punto della partita cominciare a fare in questa maniera qua, prendere questo 3 qua e lo metto al sole e pago 6 monete. No, io direi che vado a prendermi tutti questi due. Tutte e due? Così. Dove li metti? Li metto tutti all'ombra perché sennò è costoso, ma okay. Cerco di... Tutto da me? Allora. Sono 9 tocchi. Va bene, bravo. Okay. Vai. Vai. Tocca a me? Sì. Eccolo là, vedi. Pago 4. 4. La metto qua. Ok. Avete fatto piazza pulita, eh? Il birraio non si avanza. Il birraio è ancora così indietro. Madonna. Ho chiuso il recinto, quindi sono 6, 4, 10, 11. Ho fatto 11, il birraio avanti di 3. 3. E prendo una tessera da 1. Una tessera da 1 ovviamente attivo il monaco. Hola. Quindi dato che attivo il monaco prendo 6 monete, perché sono quelle all'ombra, e in verde va avanti di 1.
Vai. Vado a prendere il micchio. Eccolo là, col Monaco. Boom, vado qui. Ecco lì, la metto all'ombra, paga una montina sola. Boh, yeah. Vai, è chiuso, conta. Ho chiuso, 5, 10, 18. 18, quindi qua vuol dire che sei arrivato qui. Ok, quindi 18. Avanza di 1 il tizio. Io ti do una tessera da 3, quella da 3 è particolare, perché vuol dire che attivi una tessera C e una no. Vuol dire che attivi questa e queste due, oppure questa e queste due, o questa e queste due. Ah, non, devo, non adiacenti fra di loro. Devono essere, vedi, devi guardare il colore. O le tre frecce nere o le tre frecce bianche. Ok, in questo caso forse troverete questi, questi due e questo, okay. Sì, sì. Quindi vuol dire che questa ti dà 4 monete. Sì. Questi due qua, lui ti dà altre 9 monete e lui ti dà altre 10 monete. Totale quanto fa? Andiamo, facciamo un passo per volta. Allora, cazzo. Lui ti dà 10 monete. Ok. Questo te ne dà 9. Allora facciamo così. Questo, togliamo questa. Hai attivato due monaci, poi hai attivato ancora questa tessera qua e sono ancora altre 4 monete. Ehi, sono ricco! C'hai più soldi di quando hai cominciato. Madonna, adesso bisogna investire quest'altra parte. Vai, cioè, sì. Grande stratega. Hai visto? Hai visto? Cosa io fa? Attivo il colore verde. Attivo tutto il verde. I verdi cosa fa? 9 monete più un punto al verde. Quindi salgo il barilotto verde di 1 e prendo 9 monete. E vai. Mi sa che forse faccio la grande volata. Vado qua, comincio a prendermi il bonus. Ah, quindi e questo va avanti di 2. Quindi? Allora io farò avanzare di 1. Rimasto birraio di 1. E lui deve forte piazzarsi primo. Però prima mi prendo questo. No, non ancora. Non ancora. E chiudo finalmente. Eccola. E guarda caso fa 18. Hai già calcolato? Sì. 5. 18. 18. E quindi tessera da 3. E birai, ma se birai va avanti di 1. Tessera da 3, quali attivi? Ovviamente 1, 2, 3. Ovviamente vuol dire che lui attiva il Monaco e queste due qua. Quindi questa va avanti di 2, questa ti dà 5 monete. 5 monete. Ok, poi fai il Monaco. Poi faccio il Monaco. Vuol dire che il blu va avanti di 1. Mi gira tutto qua, quindi il blu va avanti di 1. Il bianco va avanti di 2. 2. E il marrone va avanti di 1. Il marrone va avanti di 1. E attiva quella là, sono altre 5 monete. 5 monete. E poi tocca ancora a lui. E sono big money anche. Tocca ancora a lui che noi stiamo aspettando. Quindi tocca ancora a me che sono il primo. E si piace. E si ricomincia di nuovo l'altro turno. E siamo sulla metà partita. Ah, fortunatamente, bisogna sì. Adesso che ci sono i soldi, bisogna investire da, sto, da quest'altro lato. Oh, guarda qui come siamo arrivati alla fine. Con allora, tutte queste tessere. Cominciamo dal primo giocatore che è il rosso. Guarda caso sono io. Allora, il rosso sei tu, è Master Biraio qua. E hai rapporti di 2 a 1. Ma prima di tutto non si può fare avanzare. Sì, anche. Allora, tu vuoi dire che qua 18 18 monete. No, non ti basta, perché ogni 10 monete l'ultimo barilotto lo mandi avanti di 1. Quindi questo qua avanza di 1. Avanti di 1, ok. Poi, il Master Biraio ce l'hai in questa posizione. Hai un rapporto di 2 a 1. Di 2 a 1. Quindi vuol dire che 1, questo qua, va avanti di 1. Questi due qua te li puoi dividere tra questi due, nel senso o questo lo muovi indietro di 2, aspetta, oppure li, questi, tutti e due li muovi in passo di 1, a tua scelta. Quindi posso fare pum e pum. Ok, poi ancora vai sempre avanti finché le hai appiccicate tutti quindi quanti. Questo tac e faccio pum e uno e pum. Poi ancora. E vado ancora. Poi, questo qui sì. Boom. E uno, ancora con la marrone. Quello marrone così. Ok, ancora gli altri due. E continuiamo a fare così. Ok, ancora una volta. Ho il bianco e il marrone, tua scelta. Andiamo con il bianco. Ok, gli altri due. Boom, ok, boom. Il marrone di uno. Ancora. Questo qua. Sì, qua ce la fai. Uno lì, uno là. Adesso ho il bianco e il marrone. Andiamo di nuovo con il marrone. Poi vai ancora e siamo più o meno, vedi tu. Questo è uno, ancora il bianco di uno e uno va giù di due. Più o meno praticamente sei lì, perché tanto anche se sposti ancora quello arriveresti comunque a 10. Ah, quindi sposto questo di due. Okay. Se sposti quello di due però, sì, infatti allora vuol dire che sono 9. 9 punti moltiplicati per 4, quanto fa? 936. Ok. E cioè, più, 36 più, points. Più questi punti qua. Più quindi 40, 42. 42. Basta, quelli sono i tuoi punti. E vado avanti di 1. Perché c'hai 3, 6 e 4, 10. E quindi l'ultimo barilotto va avanti di 1. Sì, ok. Tu adesso però il Master Biraio ce l'hai qua.
e c'hai il rapporto di 4-1. Sono quindi d'accordo. Comincia con l'ultimo, il marrone va avanti di 1. Ok, poi spartisciti i, come ha fatto lui, i 4 cose tra i 2 barilotti. 2, 3 e 4. 4. Poi sempre 1, poi di nuovo 4. No, cominciamo dal verde. Ah, sì. 1, 2, 3 e 4. E uno l'altro l'avevi già fatto? Sì. E poi praticamente no, è finita, perché insomma è così. Quindi l'ultima posizione, tu sono 9 punti moltiplicato per il master bidario per 3, 9 per 3? 27. 27. Hai preso degli obiettivi? No. Niente. No. 27 punti. Allora, io ovviamente non ne ho, e quindi qua non si conta niente. Mm. Ok? Io qua il master birraio è messo qua, un rapporto di 3-1. Ah, ok. E più avanti qua, e più indietro qua. Questa si muove di 3, 1, 2, 3, e questa di 1. Poi 1, 2, 3, questa di 1. 1, 2, 3, e questa di 1. Poi 1, 2, 3, questa di 1. Poi c'è ancora 3 punti anche da dividere ancora, quando sono 1, 2, 3. E questo va avanti di 1, è inutile che continui ad andare avanti perché sono appagliati. Okay. Quindi qua sotto i barili più bassi sono arrivati a 7. Qua il master birraio è messo qua, 7 per 3. 21. Più tutti questi. Quanti points? Guarda quanti obiettivi che si è preso. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Più quello di prima. Quindi 45. E tu hai fatto? 42. E lui ha fatto? 27. Sono primo, più secondo e lui terzo. Due coglioni. E il gioco com'era i due coglioni? I due coglioni. Due coglioni. Grande. Però divertente, sì, ragazzi. Dai, guarda, ci sta. Questo è fortissimo. Bello. Tutti d'accordo? Tutti d'accordo. Sì, bis? Sì. Tutti d'accordo. Tutti facciamo il bis? Tutti d'accordo, facciamo il bis. Facciamo il bis, un'altra, non basta. No, non basta. Ci vuole la rivincita. Sì, 27 punti. Appunto, è semplice. Tu sei d'accordo? È semplice, sei d'accordo? Siamo tutti d'accordo. Sono d'accordo, io sì. Lui, io non sono d'accordo, lui non è d'accordo, però sicuramente sì. E quindi che facciamo? È bello. Passiamo ad altro. Facciamo altro.